Buonasera e ben ritrovati con l'ultimo appuntamento settimanale del TG Web del quotidiano L'Attacco. Nel pomeriggio di ieri il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, ha fatto visita a Foggia nella sede di Confindustria per un momento di dialogo con le associazioni di categoria sulle prospettive di sistema, del sistema infrastrutturale di Capitanata. Spazio anche per un focus sulle amministrative foggiane di ottobre. Ad accompagnarlo alcuni esponenti territoriali di Fratelli d'Italia, tra cui il parlamentare Giandonato La Salandra e il coordinatore cittadino del partito Mario Giampietro. Nel video le interviste a Bignami e La Salandra. Questa sera in Confindustria il vice ministro Bignami. Che significato ha questa visita per FDI e per tutto il centrodestra? Ma io credo che sia particolarmente importante per la città. Io credo che essere in Parlamento ed essere maggioranza nel Paese significa iniziare ad instaurare dei rapporti politici con quelle che sono, diciamo, gli stakeholder della politica per lo sviluppo del territorio. E credo che questo è un primo momento, non semplicemente di confronto, ma un primo momento di ascolto e probabilmente anche di resoconto rispetto alle attività che il Parlamento, che il governo Meloni ha fatto nell'interesse, diciamo, anche di questo territorio. Abbiamo di aver sbloccato la pratica per l'affidamento e la realizzazione della sezione distaccata all'interno dell'aeroporto stesso Vigili del Fuoco, al fine di una riclassificazione della struttura stessa funzionale a implementare quel quadro infrastrutturale che è evidente necessita di un rafforzamento nell'interesse di una città che è fondamentale nella geografia non solo pugliese ma direi di tutta la costa adriatica. Come si sta preparando il partito alle Ovviamente io vengo qua da vice ministro infrastrutture, ma comprendo il significato. Intanto mi consentirete di ringraziare un partito che sul territorio, passo evidentemente da Gian Nicola De Leonardo, Gian Donato La Salandra, Anna Maria Fallucchi, Mario Giampietro, che hanno guidato con grande sapienza, grande capacità Fratelli d'Italia, conoscendo i risultati significativi e che oggi ci consentono di essere seduti al tavolo del centrodestra o di chi ne vorrà far parte, finalizzati a vincere a Foggia. È chiaro che per fare questo serve una lista robusta, un'alleanza solida, un candidato sindaco importante. Per questo stiamo un po' verificando i profili che ci vengono sottoposti sul tavolo e, per carità, l'abbondanza è sempre un piacere, ma dobbiamo sceglierne uno e quella scelta sarà finalizzata a vincere. Tornando al tema infrastrutturale, Foggia da tempo chiede di non essere bypassato dall'alta velocità. Come si pone il Ministero? Il Ministero si pone in una posizione d'ascolto ma anche di attenzione. È evidente che l'alta velocità postula non una frammentazione di fermate che diversamente rischia di spezzare quell'alta velocità stessa che è, richiede per un suo sviluppo di poter correre con tappe abbastanza distanziate tra loro. Se noi prendiamo altre soluzioni, pensiamo, che ne so, sulla tratta più importante d'Italia, la Milano-Roma, abbiamo stazioni intermedie come può essere l'alta velocità di Reggio Emilia che corre tra Milano e Bologna, che costituisce una tappa di inframmezzo che consente anche però di avere un esempio di come si potrebbe modulare un'eventuale struttura analoga da Napoli-Bari o tra anche l'Adriatica. Ricordiamo che infatti su mia indicazione RFI elaborerà e a fine anno rilascerà i DOCFAP, i documenti di fattibilità di alternativa progettuale per dotare di alta velocità tutta la costa adriatica. È un investimento significativo e importante, ma vogliamo comprendere fino in fondo qual è la necessità finanziaria per poterla realizzare. Siamo in Confindustria, qui c'è ANCE. Quindi PNRR si aspettano tanto da loro. PNRR è uno strumento importante, sono soldi che tuttavia prendiamo in larga parte, come si sa bene, a 121 miliardi a debito e che conseguentemente dobbiamo atterrare, far atterrare con una prospettiva di investimenti e di restituzione sotto il profilo infrastrutturale, non solo capace di poter ripagare quel debito. Sono soldi soprattutto delle generazioni future, next generation, e conseguentemente c'è un'esigenza di poterli investire non su interventi pulviscolari che magari non sono redditivi da un punto di vista di remuneratività per le generazioni future, ma appunto con la capacità di ripagarsi. Per questo che vogliamo spenderli tutti, ma vogliamo spenderli bene. In questo crediamo di non aver ricevuto uno strumento adeguato a quelle che sono le nuove esigenze determinate dalla crisi energetica, dalla guerra in Ucraina e dal fabbisogno di cui tutti noi oggi vediamo le evidenze.
A Bari questa mattina l'incontro nella segreteria regionale del PD per illustrare le iniziative da mettere in campo, quelle programmate durante la stagione balneare. Raccolta di firme anche per il salario minimo e per il piano nazionale di ripresa e resilienza. Sentiamo cosa ha detto il segretario regionale del PD De Santis e alcuni parlamentari baresi. L'estate militante parte anche in Puglia, dopo aver presentato tante mozioni nei comuni pugliesi per rivendicare i diritti per i cittadini, soprattutto più poveri, sul fondo affitti, sull'FSC, sull'autonomia differenziata. Da oggi parte, come deciso dall'Assemblea regionale, una 4 raccolte firme che faremo nelle spiagge, nei mercati, nel mese di agosto e nel mese di settembre. È un'estate militante vera, con la nostra base che sta partecipando attivamente, perché vogliamo rivendicare risorse per le fasce più deboli, soprattutto vogliamo rivendicare le risorse che spettano al sud, che qualcuno meridionale in questo momento sta togliendo alle regioni meridionali, che rischiano di non poter utilizzare le risorse come hanno fatto negli anni scorsi. Quei 3 milioni di lavoratori che oggi hanno un guadagno pur lavorando al di sotto di quello che dovrebbe essere, è un problema che lo Stato si prende cura, si fa carico. Guardate, noi viviamo un tempo in cui il problema oggi non è semplicemente trovare un lavoro, ma trovare un lavoro che ti permetta di avere la dignità di poter vivere in maniera garbata, semplice, normale, senza lussi e eccessi, ma potendosi garantire almeno il minimo vitale. Purtroppo un lavoratore su 4 nel mezzogiorno d'Italia non può fare questo. E per quale ragione Fitto, invece di tutelare la sua regione, invece sottrae fondi alla stessa? Non solo, ma noi insomma siamo in attesa da un anno ormai, e questo governo non si può dire sia appena insediato, sono passati 10 mesi dall'insediamento e noi siamo ancora in attesa in Puglia di capire come potremo utilizzare e se potremo utilizzare queste risorse. E certamente Fitto fino ad ora tutto ha fatto tranne che dimostrare di essere un pugliese. Ci sarà anche il presidente nazionale dell'Associazione Libera, Don Luigi Ciotti, alla commemorazione in ricordo di Luigi e Aurelio Luciani, i due fratelli agricoltori assassinati il 9 agosto del 2017 nella strage di San Marco in Lamis, perché testimoni dell'omicidio del boss garganico Mario Luciano Romito e di suo cognato Matteo De Palma. 6 anni dalla strage, l'Associazione Libera anche quest'anno ha organizzato in occasione dell'anniversario una manifestazione per non dimenticare quanto accaduto e per esprimere insieme un no collettivo alle mafie e a tutte le forme di violenza e sopraffazione. Il 9 agosto alle 8 ci sarà la deposizione delle corone presso la vecchia stazione di San Marco in Lamis, luogo della strage, e poi seguirà la celebrazione eucaristica nella chiesa della Santissima Annunziata. Come costruire un progetto dal basso per un riutilizzo ottimale dei beni confiscati alle mafie? Se ne è discusso a Cerignola nel pubblico incontro intitolato Capitanata attiva, coltivare la legalità, tenutosi nello spazio messo a disposizione dallo storico bar Gorizia. Dora, in cosa consiste il progetto? Quali sono le sue finalità? Allora, il progetto nasce per creare un processo di partecipazione dal basso, per costruire idee e proposte sulla valorizzazione sociale, economica e culturale dei beni confiscati nel nostro territorio. Al termine di questo percorso, che durerà 10 appuntamenti, ma vedrà anche delle incursioni nelle scuole per la promozione della cultura della legalità, elaboreremo un report che sarà proposto alle istituzioni affinché quelle proposte verranno utilizzate all'interno dei piani sociali di zona. Qual è l'importanza del fare rete nell'antimafia sociale? Allora, la nostra cooperativa, la cooperativa sociale Alter Eco, fa parte del consorzio Oltre, la rete delle imprese. È di per sé fondamentale essere in una rete e in un consorzio, in qualsiasi iniziativa sociale che si rispetti, perché da soli non c'è storia, non si va da nessuna parte, e insieme si è più solidi e si completano quelle che sono le conoscenze e le competenze delle organizzazioni per far crescere un territorio.
Oltre 6 chilometri di rete fognaria per le contrade della piana di Mattinata in provincia di Foggia saranno realizzati dall'acquedotto pugliese entro la prima metà del 2025. I lavori, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, consentiranno a circa 4.000 persone fra residenti e turisti del comune già raggiunti dalla fornitura di acqua di potersi allacciare alla rete fognaria pubblica. La piana di Mattinata nei prossimi mesi potrà anche beneficiare di un intervento al depuratore in fase di progettazione esecutiva. I lavori prevedono interventi mirati all'abbattimento delle emissioni odorigene attraverso l'installazione di sistemi di copertura e impianti di trattamento aria, interventi di trattamento terziario di affinamento per il possibile utilizzo delle acque depurate per scopi irrigui, interventi di collettamento e trattamento delle acque di pioggia, nonché interventi di manutenzione straordinaria alle opere esistenti. È certificato dalle classifiche nazionali. L'Università di Foggia mantiene il proprio trend di crescita, complice anche l'apertura di nuovi corsi di laurea che fanno riferimento a quattro aree specifiche: quella medica, umanistica, agraria e giuridica. Ne è stata la presentazione questa mattina presso il Palazzo Ateneo di Via Gramsci all'interno di una conferenza stampa. Sentiamo. È magnifico risultato questa di Foggia, è al primo posto per differenziale, cioè per qualità di risultati ottenuti, quindi miglioramento. Naturalmente gli altri atenei più grandi hanno il FFO maggiore, però per il nostro ateneo, che è nato, vi ricordo che l'anno prossimo farà 25 anni, raggiungere, competere e soprattutto quella differenziale che ci ha piazzato al primo posto è un ottimo risultato. Rispetto all'anno precedente qual è appunto l'incremento? Incremento di 4 milioni e mezzo dopo che ci hanno decurtato, che avevamo sforato troppo, perché là c'è stato un sistema di bilanciamento che, se in base ai vari punteggi e tutte le varie premialità un ateneo supera una forbice che è dell'8%, quello in più viene tolto per dare agli altri atenei, e togli qualcosa come stati Foggia per dare anche atenei più prestigiosi è sinceramente una grande soddisfazione. Rettore, che cosa possiamo dire dei corsi di laurea che oggi si presentano? Quali gli elementi di innovatività? No, noi continuiamo a ampliare la nostra offerta formativa, cerchiamo di affiancare i corsi tradizionali, come può essere quelle dell'area medica, dell'area giuridica, economica, dei corsi nuovi che possano offrire nuove possibilità di lavoro ai cittadini, ai studenti foggiani. Vi sono diversi corsi che hanno delle priorità che cercheranno di soddisfare le richieste non solo del nostro territorio, ma anche della regione e delle regioni limitrofe. Rapina la notte scorsa nell'area di servizio dell'autostrada A14 nel territorio di Cerignola. Tre persone con il volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione nel bar dell'area di servizio e, sotto la minaccia di un fucile, si sono fatte consegnare denaro, sigarette e numerosi gratta e vinci. Poi sono fuggite attraverso un varco ricavato in un cancello esterno alla linea autostradale. Indagini in corso da parte della polizia autostradale, che sta analizzando il sistema di videosorveglianza per ricavare elementi utili alle indagini. Sempre per la cronaca, altre quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, dopo quelle eseguite nelle scorse settimane, sono state emesse dal Tribunale del Riesame di Bari nei confronti di altrettante persone, molte delle quali già detenute, in relazione alla maxi rivolta del 9 marzo 2020 nel carcere di Foggia, con la successiva evasione di numerosi detenuti che si sarebbero resi anche protagonisti di vere e proprie azioni di devastazione e saccheggio all'interno del penitenziario. I provvedimenti sono stati notificati dai carabinieri. Ricordiamo che durante la rivolta vennero appiccati incendi nel carcere, ci furono anche atti di violenza contro appartenenti della polizia penitenziaria, gravi danneggiamenti ed un vero e proprio turbamento dell'ordine pubblico, come è scritto nell'ordinanza restrittiva. Abbiamo concluso anche per questa settimana, grazie per essere stati all'ascolto. Vi ricordo l'appuntamento con il TG Web del quotidiano L'Attacco riprende lunedì alle ore 20. Buona serata da Onofrio D'Alessio.